Allora, ben ritrovati, miei discepoli. Oggi piccolo discorso, piccolo chiarimento, soprattutto per quelle persone che da qualche anno mi rompono il cazzo sulla questione come mai non partecipi alle mostre, non sei un vero bonsaista perché non ho mai visto una tua pianta in un'esposizione. Quindi piccolo chiarimento, così anche oggi vi mando a fanculo e vi faccio capire che non avete capito un cazzo, perché tanto questo è. Prima cosa. Io ragazzi, magari per alcuni di voi quello può essere l'apice, portare una pianta a un'esposizione. A me non me ne frega un cazzo. Primo, io sono tipo molto pigro, solo al pensare di dover caricare la pianta in macchina, prenderla, alzarmi alle 5 del mattino. Io ragazzi mi alzo tutte le mattine alle 8 e mezza barra 9 del mattino, ok? Non perché voglio fare lo sborone, perché io non riesco ad alzarmi dal letto. Cioè, pensate, io ho la pressione bassa, ok? Sto fino a tardi al computer, sto fino a tardi su WhatsApp a rispondere, a vendere, ok? Quindi lavoro fino a tardi, quindi fino alle 8, 8 e mezza, 9 del mattino, faccio fatica a star su e siccome non ho orari da rispettare, faccio anche un po' come cazzo mi pare, perché questo è il mio lavoro. Portare la pianta in mostra cosa significa per me? Un gran sbattimento per poi anche perdere pure dei soldi, no? Perché comunque sia, per carità, avrei ancora più visibilità, una pianta in mostra, ma potete capire che online io ho già abbastanza visibilità, poi vedete anche le mie sponsorizzate, raggiungo tutti i giorni più di 20.000 persone grazie alle mie sponsorizzate. Cioè, pensate a capire, pensate a un negozio nel quale tutti i giorni passano davanti 20.000 persone che hanno interesse bonsai, ok? Sono super in target, super verticale. Ve lo dico, sarebbe quasi una giornata persa, ok? Perderei dei soldi a perdere una, due, tre giornate ad andare a una mostra. Magari sarebbe bello, per carità. Però sono pigro, non ho voglia di alzarmi alle 5 del mattino, faccio fatica, non ho voglia di prendere la macchina, guidare 3-4 ore, non ho voglia di chiamare persone ad aiutarmi perché magari la pianta è pesante, non ho voglia di stare in giro 3 giorni perché io sto meglio qua a casa mia col mio gatto, con le mie piante, con la mia ragazza, con i cazzi miei. Non mi piace neanche andare in ferie, in vacanza, vi dico la verità, ok? Seconda cosa che è molto importante. Ragazzi, il fare una mostra non determina poi il vostro valore di bonsaista, cioè non è che se fai una mostra allora sei più bravo di me che non la faccio. No, sei semplicemente una persona che ha portato una pianta in esposizione. Hai vinto? Sei arrivato secondo? Non lo so, però conosco tante persone che non hanno mai messo mano in bonsai ed hanno vinto delle mostre molto importanti anche a livello italiano. Questo perché? Perché il bonsai è semplicemente un concorso di bellezza, cioè chi ha la pianta più bella a un certo punto viene premiata la pianta, ok? E quindi uno vince. Quindi se io domani mi alzo di mattina, prendo 30.000 euro, e mi compro un bonsai, e ce li ho, potrei farlo, compro un bonsai 30.000 euro, lo prendo, il giorno dopo lo porto in mostra, io vinco, medaglia, premio, non lo so, non so come funziona adesso, per carità, non ho fatto un cazzo su sta pianta, eppure ho vinto, ok? Quindi sono tante persone che si chiamano collezionisti, hanno tanto da spendere, sono imprenditori, hanno 30, 40, 50 mila euro, comprano una pianta, poi durante l'anno vengono seguiti da dei professionisti, gli assistono, gliela tirano perfettamente e vincono la mostra. È un male? Sti cazzi, no, ma vaffanculo, ma assolutamente no, io sono favorevole a questo tipo di gioco, ok? Perché? Perché primo, il bonsai è sempre un gioco di squadra, ok? È un lavoro di squadra, perché? Come vedete, molto spesso mi capita di comprare piante da altre persone, le miglioro, poi questa pianta la rivendo e poi, ok, via, allora loro la rivendono, la comprano, arriva un altro, io magari arrivo dopo di un altro ancora. Pianta, io ho tante piante tutte sistemate da dei professionisti a casa mia, e cazzo mi piacevano, e cazzo le ho comprate, vaffanculo, no? Cioè, perché molti dicono, ma te compri le piante già fatte. Ma non è questa la questione, molte sono fatte, molte sono da portare avanti, molte le faccio io sono i miei videocorsi. Non mi nascondo, ok? Altra cosa, anche questo è molto importante, le mie piante non sono pronte per una mostra, cioè non sono in vaso bonsai, non sono finite. Io ho visto tante esposizioni, tante mostre a livello nazionale dove c'erano delle piante che per quanto mi riguarda non erano pronte, poi per carità per me è un errore, però magari loro dovevano riempire gli ultimi tavoli e allora hanno deciso di
allungare un po', cioè dire ok, riempiamo anche questo settore, così riempiamo la mostra, è una cosa che viene fatta sempre, ok? A me non mi vedete da 5-6 anni a queste mostre semplicemente perché lavoro tutto il giorno, cioè non ho proprio voglia di prendere, farmi sto giro per andare a vedere delle piante. Piuttosto, sì, cazzo, farei un bel giro in Giappone a vedere quale mostra là, a sti cazzi, ci andrei alla stragrande. Però anche lì magari nei prossimi anni, ok? Quindi perché non porto le mie piante in mostra? Perché non sono pronte, perché non ho voglia, sinceramente, perché, boh, almeno per ora non è nel mio interesse, ok? Ho delle piante che sono pronte per una mostra, sono lì vicino, sì, ce l'ho, c'ho il mio leccione che secondo me, dai, fra 2-3 anni potrebbe esserci. Però sapete com'è, molto spesso prendo una pianta, la sistemo, la porto avanti e poi dopo la vendo. Cioè, arrivo sempre al punto che magari sono lì per studiarmi la forma e poi alla fine arriva un'offerta, la pianta se ne va. Sarebbe bello vedere una delle mie piante in mostra portata da qualcun altro, sarebbe veramente bello, ok? Quello mi piacerebbe, vedere qualcuno che vince con una pianta che è passata qua dalla mia collezione, sarebbe una figata. Secondo me l'unica strada che non è un passaggio di pianta, secondo me, quindi non è un lavoro di squadra, e quando si fa bonsai da seme. I miei due boschetti, quelli li ho fatti da seme, da zero, e lì bisogna avere i coglioni sotto, questo è. Vi dico, da foto non ci si rende conto di quello che ho tirato fuori. Però vi dico questa cosa, in mostra non li porterò mai quelli perché avrei bisogno di un camion, di un furgone per fare il tutto e sarebbe veramente complicato. Però come vedete ancora c'ho il vaso in plastica, c'ho il sottovaso in plastica. E in più, portare una pianta come quelle due lì, non vincerei, semplicemente, perché poi in mostra ci sono anche piante più toste delle mie, quindi perché devo andare a partecipare e poi non vinco? Che cazzo, cazzo me ne frega, quindi, no? Cioè, è ovvio, se un giorno partecipo è anche perché voglio, non dico vincere, però voglio anche attirare l'attenzione e far vedere comunque delle belle piante, perché sennò ha poco senso. Più che altro sono più dell'idea di magari partecipare in Europa piuttosto che in Italia. Questo mi piacerebbe un po' di più. Vi dico la verità, non so neanche perché. Un'ultima cosa prima di chiudere. Alcuni di voi tutti gli anni sistematicamente mi chiedono: ah, sarai presente anche tu a questa mostra? Ci sarai anche tu? Io dico sempre di no. Molti pensano che io non ci vado perché voglio nascondermi, preoccupare di qualcosa. Ragazzi, lasciate perdere queste cose. Io vi ripeto. Io sto qua a casa mia, faccio il mio, lavoro tutto il giorno dal mattino alla sera, più di 12 ore al giorno, ve lo posso garantire. Prendere e andare da turista a vedere queste mostre mi piacerebbe, però è uno sbattimento e alla fine, boh, ne vale la pena. Le piante che si vedono in giro, molte di quelle le ho già viste negli anni precedenti. Però anche per quelli che mi è successo di essere stato chiamato da alcuni organizzatori per chiedermi se volevo esserci anch'io, ho sempre detto di no, anche perché poi diventerebbe una giornata di lavoro anche quella. Io invece preferisco magari andare lì, farmi il giro proprio così, con i pensieri fra le nuvole, vedere qualche pianta, magari comprare anche qualche pianta lì, ok? Fidatevi, quando avrete partita IVA, avrete tanta voglia anche di riposarvi, di farvi i cazzi vostri, soprattutto se lavorate con il pubblico, ok? Io tutto il giorno sto su WhatsApp, ricevo messaggi di continuo, anche di notte, fino a certa ora sì, rispondo a tutti, per carità rispondo sempre a tutti, però ci sono dei giorni veramente che non mi va di fare un cazzo perché non ne posso più, cioè arrivo a un certo punto che sono pieno fino a qui. Andare magari a una mostra, io sono un personaggio famoso in Italia, ok? Puoi dire quello che volete, ma la gente conosce me, non conosce voi, magari che fate bonsai da 30-40 anni, ok? Perché sono sulla cresta dell'onda, ho il primo canale su YouTube Italia con più iscritti, più visualizzazioni e i video che faccio attirano molto l'attenzione, ok? Quindi andare in un posto magari dove tutti mi conoscono, arrivano 7-8 persone, ciao, okay, come stai, cosa fai, stronzo, stronzo qui, stronzo là. Potete capire che ho poca voglia, veramente, che cazzo, cioè non è che sono Gesù Cristo. Cioè nel prossimo video, grazie mille a tutti per questo chiarimento, fidatevi perché molti di voi guardate le mie piante, ah bellissima, questa è pronta, questa è finita, ragazzi, di finito non c'è un cazzo qua a casa mia, sono
Sono piante in fase di costruzione ed è anche per questo che io sviluppo tutti gli anni dei prodotti per i pre-bonsai, ok? Non tanto per la pianta finita, che bene o male la minestra è quella, però per piante che sono nella fase poi di costruzione e sviluppo, che devono rinforzarsi, che devono spingere a bomba, ok? Questa è la differenza fra il bonsai e invece le persone che vogliono costruire, quindi vogliono creare un progetto da zero oppure partendo da una pianta. Quindi, detto questo, per chiudere, i mostri bonsai sono semplicemente delle esposizioni, dei concorsi di bellezza, quindi vince la pianta più bella. Quindi andare a una mostra non significa essere migliori di qualcun altro, semplicemente molto spesso, anzi. Molto molto spesso vincono anche i professionisti che impostano, portano avanti, però vincono molto spesso quelli che hanno da spendere, ok? Perché hanno la pianta più bella ed è giusto così, è un concorso di bellezza. Comunque, ci vediamo al prossimo video, grazie mille. claudiobonsai.com, se volete iniziare a fare bonsai seriamente e soprattutto, adesso ve lo faccio vedere, dai, il numero 1, 1, 2, 3, eccolo. Magagna? Ci sei? Ci sei? Eccolo, bravo, stiracchiati. Oh, bravo, numero 1. E qua è la mostra. Io porto lui in esposizione, va bene? Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Anzi, oggi ho girato un nuovo videocorso che sarà disponibile per luglio, perché oggi mi sono messo lì e guardate come mi segue la fotocamera. ho fatto un altro videocorso, come vi dicevo, su uno dei miei lecci, pianta che è in vendita, è un mostro della Madonna, quindi oggi mi sono messo lì, videocorso della durata di quasi 20 minuti, video importante, sarà disponibile a luglio, che l'ho girato oggi, sono contento, così mi sono portato un po' avanti, ok? E per quelli che mi chiedono se ci saranno nuovi prodotti, sì, sempre. Sempre, io vivo per questo, per creare nuovi prodotti, sempre più potenti, sempre migliori. Questo è Claudio Bonsai, che io non mi fermo mai. Ciao a tutti.